Spirito, lo Spirito Santo entra nei nostri cuori. Quando lo Spirito Santo entra nel tuo cuore, lo spirito maligno deve uscire, il diavolo deve uscire. Questo ha bisogno l'umanità. L'umanità ha bisogno dello Spirito Santo, perché è soltanto lo Spirito Santo che può illuminare il nostro cuore. È lo Spirito Santo che può portare la pace nel tuo cuore. È lo Spirito Santo che può mettere la speranza nel tuo cuore. È lo Spirito Santo che ti può guidare nella retta via. È lo Spirito Santo che ci rigenera, ci rinnova, ci purifica. Ma se tu vivi nel peccato, non puoi avere lo Spirito Santo. Se tu vivi ancora nel peccato, senza la fede, non puoi ricevere la presenza dello Spirito Santo. Per ricevere la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori, bisogna pentirsi di ogni peccato e riconoscere Cristo quale Salvatore, quale Signore della nostra vita. Riconosci che hai bisogno di Cristo. Ecco perché stiamo predicando in questa piazza.